Rossi in mezzo al traffico, tenta di rubargli la sfera, Francesco Panini ci riesce, 3 contro 2, il passaggio per Marco Panini, gol! Il vantaggio di Marco Panini, assist al bacio di Francesco Panini, Follonica 1, Forte dei Marmi 0. Francesco Panini per Cancela in aria, para tutto! Gnata e ora un cartellino blu a Cancela. Maurizio, parte Ambrosio davanti a Barozzi e para ancora Leo Barozzi. Rogil sulla destra di Leo Barozzi, ancora la conclusione, questa volta la difesa del Follonica recupera, poi scatta Francesco Panini, il tiro, gol, il raddoppio di Francesco Panini, 2-0, gol d'antologia. Fantastico, l'inferiorità numerica, contropiede micidiale del Follonica. A cercare Marco Panini, in pista anche col numero 7 Luca Lombardi. Palla in aria, gol, gol, ancora Francesco Panini qui, un assist un po' involontario di Marco Panini, Francesco Panini ci mette la stecca, Follonica 3, Forte dei Marmi 0. Francesco Panini agganciato da Torner e credo che scatterà per Eric Torner il cartellino blu. Parte Cancela, non va col tiro diretto ma con le finte, alza e schiaccia, non ci arriva, poi la conclusione Marco Panini, lo scambio fra due e gol di Marco Panini, doppietta per il numero 9, Follonica 4, Forte dei Marmi 0. Di Riccardo Ognata, poi finiscono a terra Davide Panini e Torner, il fallo viene fischiato al giocatore del Follonica, andrà sicuramente verso la porta, parte uguale, le finte, ancora le finte, ancora le finte, salva Barozzi, ci prova ancora Lombardi, la conclusione, il gol di Luca Lombardi, 4-1. E allora arriva Leo Barozzi per ricevere il premio di MVP, chiama tutta la squadra e vuole tutta la squadra, che insomma anche per lui battere, l'avviare in giro Forte dei Marmi.